shows him on, who recovers the ball to Rooney. He shoots. Goal by United. Manchester takes the lead 2-1. Ajeita, procura um companheiro, cruza para a boca da área. Tutu de bicicleta, gol! Limite dell'area, dentro per Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Manda Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la dà a Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo. Ronaldo però da solo, Ronaldo salta Consel, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo ha colpito il palo, Ronaldo contro Tapia ed è il gol, Ronaldo! Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta, desse céu, desse mar, dessa gente feliz. Like Pelé at only 17, Ronaldo participates in the 1994 World Cup held in the USA as part of the Brazilian national team. For now, his place is among the reserves, but his inclusion signals that there is a new rising star in the international soccer firmament. Ronaldo Luís, Nazário de Lima was born on the 2nd of September 1976 in Bento Ribeiro, one of Rio de Janeiro's poorest boroughs. As with many other Brazilian champions, he learns how to play soccer in the streets with a ball made of drugs. His first appearance on a team is with the amateur San Cristobal club, which leads to his professional debut with Cruzeiro when he is of age. In 1993, due to his exceptional play, Ronaldo wins a spot on the under-17 national team. Ronaldo che chiede palla, la palla c'è, Ronaldo se ne va, è partito con perfetta scelta di tempo, ha superato l'avversario, gol! Ronaldo! 42 minuti e 35 secondi e Ronaldo alla sua maniera con la fascia di capitano festeggia il gol. Is with the soccer god, the world-famous Pelé. Ronaldo, it is said, has the same heart and spirit, and the technical characteristics as well. By coincidence, his very first coach was
friend of Pelé, the brilliant right wing of the legendary Brazil 1970, known as Jorginho. È giocato da attaccata, adesso Battistuta che va da sponda molto bene per De Avila, la palla per Ronaldo, attenzione, spazio per Ronaldo, Fierro la affronta, finta di Ronaldo, sinistro e grandissimo gol di Ronaldo. For a long time the Europeans have viewed Brazil as an almost mythical place for the astounding quality of players coming from there, and Ronaldo with his unique and extraordinary creativity continues to reinforce this image. Ronaldo è brasiliano. Ronaldo può stare sul campo 6 ore col pallone tra i piedi, se invece deve fare esercizi di atletica sbuffa. Per cui col pallone si diverte, col pallone fa quello che vuole. E questa è l'anima brasiliana di Ronaldo. Poi nel suo modo di giocare noi ci rifacciamo al Brasile di 20 anni fa quando parliamo di gioco brasiliano. Allora dovremmo dire che i Dunga e tanta altra gente non sono brasiliani. Cioè Ronaldo è un brasiliano con in più la velocità del calcio nordico, del calcio dell'Europa. It is in the 1997 Copa America that Ronaldo wins his first trophy with the national team, and he is one of the brightest stars of the tournament. The final match versus Bolivia is a shining example of that. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, partito in questo istante l'incontro di finale tra Brasile e Bolivia. Brasile con Ronaldo, sente il tunnel, riesce. Edmundo evita Castillo, ancora Ronaldo, la finta di Ronaldo e c'è il fallo e parte Roberto Carlos, l'entra in corsa, una grande boccata, la parata, la porta di trucco, fuori di mezzo, rete dal Brasile, 1-0, protestano i giocatori boliviani, ma c'è il gol di Donilson. Leonardo, attenzione, Brasile supera di Ando Monica, per la porta di Donilson, Ronaldo, il tocco di Ronaldo, il pallone che termina fuori. Sono già in attesa, adesso sembra che attenzione Ronaldo numero di rigore, parata splendida, splendida rete di Ronaldo, da gol risulta anche a Pulcarelli, perché adesso Ronaldo si è riscattato. Ora il Brasile sembra poter controllare, Cafu, il palleggio, Paolo Nunez, abbaglia Paolo Nunez, palla sul fondo. Oh yeah, what you gonna do? Lo scatto di Denilson, il pallone portiere parte, e prima rete, 3-1, il Brasile nel recupero, conquista definitivamente la Coppa America. Fischio finale dell'arbitro, il Brasile batte la Bolivia e si aggiudica, vi dicevo, per la quinta volta la Coppa America. Foi muito importante porque, né, meu ídolo, né, poder estar jogando do lado dele, então para mim foi muito bom, né, porque ele me tratou muito bem, então a gente tem um ídolo, né, poder estar perto é muito bom e quando o ídolo da gente passa a tratar a gente bem, fica melhor ainda. O sol e o mar é de arte pra ir te amar na areia. O sol e o mar é de arte pra ir você sereia. In his own country, Ronaldo is naturally considered a role model, as evidenced by the popularity of his name, adopted by numerous players. In 1994, the Brazilian government used his popularity in a civic campaign to promote the youth's rights.
1999, he returns to Brazil to marry the beautiful Melina Dominguez. He is a big fan of the Flamengo team, which as a child had turned him down in a selection test because he was so poor that he couldn't even afford bus fare to attend the training sessions. The Flamengo club did not help him. Ronaldo's family financial problems end in 1994, and the eyes of the world are now focused on a young champion. Eindhoven signs the young player for 10 billion lira. And as to anyone who thinks that European soccer might slow down his exceptional performances, he proves them wrong. Ronnie has no problems at all, and in two championship seasons, he scores 55 times in 56 games. An incredible achievement, topped by the conquest of the Holland Cup. Ronaldo era nata 3 anni prima, cioè con la cessione di Jonk in Olanda, l'Inter si era fatta dare un diritto di prelazione sull'acquisizione di Ronaldo e poi al momento in cui c'era stata la richiesta del Barcellona, Ronaldo aveva avuto l'incidente, ha avuto l'operazione, la cifra era alta, avevamo dei dubbi che potessi tornare il Ronaldo che avevamo visto e quindi si era preferito lasciar perdere il diritto di prelazione. Stadium. In the
the 70s, Johan Cruyff left Holland to land in Spain to fulfill that task. And in the 80s, the responsibility for entertaining football's most exigent public was carried out by Maradona. Now is Ronaldo's turn, and his results are certainly comparable with the other two great champions. Fabio Capello, Real Madrid's coach at that time, summarizes Ronaldo's Spanish experience by saying, "He's the best of all, no doubt, but the championship cannot be won by just one player." The phenomenon gives his best performances of all. He's the league's top scorer with 34 goals scored in 37 matches. An undisputed champion that keeps playing extraordinarily well. And won the championship, he still wins the Spanish Super Cup, the European Super Cup, and the Cup Winners' Cup. Ronaldo's goals are easily recognizable. They all have some sort of trademark. He literally flies towards the goal. He's virtually unstoppable. Players such as Blanc, Giovanni, Figo, and Stoichkov. And Ronaldo fits perfectly into this picture, becoming the match solver on many occasions and giving an already strong team that touch of class that only he can bring. The foundations of the conquest of the 1997 Golden Ball are cast from here. President Dinez hopes to keep him up for his entire career and draws up for the champion a new contract. This is the best chance to effectively shift his attention from the Italian championship to the Spanish league. The career of the Brazilian champion seems to be shattered through. But in 1997, the first difficulties between Ronaldo and the Barcelona management arise. Andato in contrasto con la dirigenza del Barcellona e quindi non fu un'operazione facile, anche perché c'era una concorrenza abbastanza spietata, però la preferenza del giocatore era verso Moratti, verso l'Inter, quindi l'operazione fu conclusa. No, eso va a demostrar una vez más a la gente de Barcelona, a la afición, porque estoy yendo marchando de Barcelona, ¿no? Porque digo que tiene dentro del contrato lo quiere respetar. Pues puede hablar lo que quiera, ¿sabes? Pero está ahí un contrato y si lo mira bien, va a ver que tiene la cláusula muy bien hecha. C'era da iniziare una, così, una costruzione di squadra, soprattutto davanti. E allora si pensò. Now we had the matter of building a team, so we thought about various players, Nazário, Biroff, Batistuta, and we were thinking about these center forwards when Conte intervenes and says, I have something that I think that if I succeed in this deal, I will make everybody happy. So he told us about Ronaldo, that was a very difficult but not an impossible deal. È una cosa che penso possa andare bene a tutti. E poi dopo ci disse che c'era questo interesse per Ronaldo, che la cosa sembrava era difficile ma non era impossibile. E claro che vincitor do prêmio FIFA para o melhor jogador do ano, apresentado pelo presidente da FIFA, João Avelange, é Ronaldo. With an offer of 48 billion lira, Inter immediately takes control of the situation, beating out the Lazio of President Craniotti and resisting further pressures from the Barcelona club that simply does not want to accept the loss of such a marvelous champion. Inter, una squadra che veramente è la prima squadra in Europa che io volevo andare, quindi cioè sono venuto per Juve, no? Certo che lì non durava tanto, non voleva giocare in Holland, due anni, massimo in Olanda, poi volevo andare in Spagna o in Italia, però la squadra
che mi piaceva di più era l'Inter. Sono arrivato, è stato molto bello. Really awesome. The welcome, the affection, they made me feel really important. Molto, molto carino, un affetto molto. Mi sono sentito molto importante. After the terrible injury suffered in April of 2000, when the whole world wished him a speedy recovery with hopes of seeing him on the field again soon. Ronnie non meritava tutte le vicissitudini negative che ha dovuto portare negli ultimi anni. Dopo aver dimostrato nell'anno che ero io all'Inter di avere delle qualità incredibili e di saper risolvere le partite nei momenti più difficili. One of Ronaldo's most extraordinary performances is the one in 1998 during the derby against Milan. Inter teaches their cousins a lesson with a sound 3-0 victory. In that match, all Fenomeno fully lives up to his nickname. Ronaldo, punizione deviata! E anche in questo caso è un brivido. È calcio d'angolo per l'Inter. Attacco Ronaldo, Inter spettacolo ora. Il lancio è per Moriero, posizione regolare in area, Moriero, destro, largo, controppio, cade invece adesso sul cronometro e sono 31 minuti nella ripresa, lancio di Moriero per Ronaldo, rete, il raddoppio dell'Inter con Ronaldo ed è il 17° gol in campionato per Ronaldo, Inter ancora una volta, estremamente pratica, Moriero pesca in area Ronaldo, un lob su Rossi ed è il 2-0. Di fare gol non c'è niente da fare, il gol prima o poi te lo fa perché lo può fare con tante soluzioni, ha un'inventiva, sa quando è il momento di nascondersi per dare la sensazione all'avversario che ormai gli ha preso le misure e poi saltare fuori all'improvviso. Questi giocatori come Ronaldo non puoi marcarli, prima o poi ti fregano. Ronaldo cerca spazio su in due su di lui, ancora Ronaldo, Lopez protegge, l'uscita bassa di Marchegiani che perde poi il pallone, ancora Ronaldo in dribbling, la porta è vuota.
attaccare Ronaldo, sempre Montero dalle sue parti, questa volta passa il brasiliano, resiste anche il palo da dietro, mette al centro ed è il gol dell'Inter con Yuri Djorkaeff. Ancora Ronaldo però ed è gol, un tracciante quello di Ronaldo, l'Inter va in vantaggio. And with very frank and sincere comments from Ronaldo. Ma quello, quell'azione lì è stato veramente senza dubbio, solo arbitro non ha visto rigore. E poi dopo hanno dato un rigore a noi, che quello c'era anche, però un paio di occasioni è stato favorevole a Juventus. Poi penso che per me è stata una vergogna quello che è successo oggi qua. A me la Liga può dare anche un'altra punizione, un'altra multa, però succede, tutti vedono e non puoi continuare così, no? Numero ai danni di Vernier, Zelia spalla sul destro, Kornbluth e poi Ronaldo mette in rete, tap in di Ronaldo. In Coppa si pensava di non giocare fino a mezz'ora prima della partita. A un certo punto ha pensato che bisognava chiudere la partita e ha fatto un ginnastico che non so se sarebbe riuscito a fare. Sono le 20 e le 19.30 di Mosca, corrispondenti alle 17.30 italiane. Si gioca ancora con la luce naturale. Ronaldo che sguscia via, tre cifre assaltati, due avversari, il secondo Ananco ed è libero. Interviene fallosamente su di lui e il libero della squadra, vedete la strana acconciatura di Ronaldo. As usual, Ronaldo shows the best of himself in the international matches. And during the UEFA Cup of 1997-98, he puts on a lot of great shows. Converge ora Ronaldo in piena area di rigore da Ronaldo, un grappolo di uomini intorno a lui, poi anche Zamorano. Va a morire a mezzo traversone, palla in area, gol! Ed è Simeone, anzi Ronaldo che segna. Ronaldo in area, approfitta della confusione che si è creata e porta in parità l'Inter, gol importantissimo in chiusura del primo tempo. Non perdona nulla Ronaldo. Ronaldo. Mando Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la da Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo.
occasione è ancora una volta impietosamente l'Inter con il suo fenomeno, sfrutta una delle pochissime azioni offensive. Vedete Ronaldo tra due avversari saltando, evita anche il portiere, depone in gol di sinistro, gol strepitoso. Fece due gol stupendi. He scored two superb goals. He gave his shirt to me after the game, ancora, and I still infangata. Have it all covered in mud. Non l'ho ancora fatta lavare, I didn't want to clean it because così. I like it like that. E and I have to say, the shirt is one of the most beautiful memorabilia di Ronaldo that I have in my possession. Belli. E sono Giorca F. Ronaldo in posizione di tiro. Più vicino al pallone Giorca F., come vedete. Più lunga la rincorsa di Ronaldo. Ecco Ronaldo, destro, gol! Gol di Ronaldo al 28esimo. Ronaldo va dentro, palla per lui, Ronaldo! Remembers France. This was the stage during the 1998 World Cup that saw the rise of his star. In the previous year, during the 1997 French tournament in Lyon, Ronaldo gives a sampling of his qualities in matches against the best European formations. The French players are enchanted by him. One of the players, Antoran, a future Parma forward, perhaps says it the best. He is a true genius. What is, on any other player's foot, just a soccer ball, turns at the feet of Ronaldo into some sort of an action movie. A fast clip that concludes, almost every time, with a perfect goal. Against the Azzurri of Maldini, foreshadowing what will be his immediate future. Ronaldo, attenzione, allarme rosso!
Roberto Carlos fa filtrare questo pallone, attenzione, attenzione, tiro e gol di Ronaldo. Grande azione di Ronaldo che si è inserito benissimo nella nostra retroguardia e ha fatto secco Pagliuca, di cui vedete l'espressione sconcertata. France 1998, fans from all over the world come to see him play, and he does everything not to disappoint their expectations. The first burst of brilliant playing come in the second match against Morocco. Bebeto, Rivaldo a Ronaldo, Ronaldo, limite dell'area, tira gol! Formidabile rifinitura da parte del numero 10 Rivaldo e rete di Ronaldo, la prima rete in questo mondiale, esattamente al nono minuto. E guardate la festa naturalmente da parte di tutto il Brasile. Parte subito la pantera, Ronaldo, punta l'avversario, Ronaldo in mezzo, gol! Fantastico! In the second round of the championship comes the first all-South American match of the tournament, Brazil versus Chile, where Ronaldo goes head-to-head with another great champion, the Chilean superstar Zamorano. The Brazilians win with no trouble, 4-1. Bebeto, Ronaldo, Ronaldo evita Tapia e c'è Batà che comanda il calcio di rigore in favore del Brasile. L'accelerazione improvvisa di Ronaldo. Palla per Ronaldo, il destro di Ronaldo, palo! Ronaldo ha colpito il palo, Ronaldo contro Tapia ed è gol! Ronaldo! Serve il poker per il Brasile, Ronaldo. Now in the third phase, Brazil.
Brazil overcomes Denmark with a difficult 3-2 victory in which Ronaldo did not score. Despite this, he is still a continuous menace for the opponent's defense. Brazil seems incapable of understanding how to take full advantage of his qualities. Only by allowing Ronaldo the freedom that he needs to express his potential can Brazil hope to win the much-desired title. Da una parte il Brasile, la squadra dei talenti, la squadra che ha segnato più gol, e dall'altra l'Olanda, che a giudizio unanime ha espresso finora il gioco più bello. Now is not the time for experimentation, and the moment of truth arrives in a very tough semi-final played against the Holland of Bergkamp. Holland has been impeccable throughout the championship. The match is awesome. In the first half, nothing noticeable happens, but the second half opens up with greatness. Tanto Ronaldo, sinistro, Ronaldo! E il Brasile in vantaggio, sono passati 21 secondi! 21 secondi, Ronaldo, proprio lui, Leonardo, aveva scommesso sul gol di Ronaldo, ha avuto ragione. È la prima occasione che ha avuto e la mette in rete. Questi sono gli attaccanti, questi sono i grandi attaccanti, i centravanti, e questi sono quelli che fanno la differenza in campo. Una palla. Un attimo di distrazione di Fran de Boer, Ronaldo ha colpito. Una palla ha toccato in questa gara e dopo 20 secondi, guardate, questo lancio perfetto, controllo di sinistro e mezzo alle gambe a Van de Sar. Il gran gol di Ronaldo, tenta disperatamente Cocu di trattenerlo, Ronaldo, c'è anche il tunnel a Van der Sar, per Ronaldo è il quarto gol in questo campionato del mondo. Rivaldo per Ronaldo, parte in posizione regolare, Ronaldo contro Van der Sar, Ronaldo, c'è l'intervento di Davids, palla fuori. Ronaldo, la finta aveva disorientato Fran de Boer, si rinnova il duello. Ancora Ronaldo, palla sul destro, gran tiro e risponde Van der Sar, tiro da campione, risposta da campione. Ronaldo è partito, il duello con Fran de Boer, scatto di Ronaldo, Ronaldo, arriva Stam, lo salta Ronaldo, Ronaldo, Fran de Boer rimedia all'ultimo momento. After the match ends 1-1, extra time is played with no changes. The championship is to be decided with penalty kicks. Ronaldo is the first to shoot, and he scores with ease. Holland, missing two penalties, says goodbye to the World Cup. Much has been said and written on the final France versus Brazil. Not because of the outcome, the legitimate 3-0 with which the French won the match, but because of a mystery of sorts involving Ronaldo. A few minutes before the match starts, it is announced that Ronaldo won't be on the field because of some sort of unidentified illness. Then, when the formations make their entrances on the field, he suddenly appears. His performance, however, will not be of his usual caliber. Many theories have been offered about what happened that day, some of them quite elaborate, but the verdict in the field is certain. Brazil is defeated. Ronaldo's dreams crumble. The king of World Cup France 98 is not him, but one of his rivals. Mio figlio giochiamo e per i bambini in generale, son, perché loro, you know, they watch Champions play. He's still a kid, but he already knows Ronaldo very well and he tries to imitate him. Per adesso è ancora piccolo, però lo conosce già bene a Ronaldo. Se lui fa Zidane, io Ronaldo, anche ogni tanto lui fa Ronaldo. Mm-hmm.
money, but because of hunger and the love that you put into what you're doing. When I was a kid, I had both of them. Today, luckily, I do not suffer hunger anymore, but still love what I do. In all of the speeches that Ronaldo ever gave, this is his most important comment. In his regular life, Ronaldo loves to show that he is a quiet man, down to earth, and that all the money that he has now has not made him forget where he came from. He knows that in Brazil and in the rest of the world, there are many unfortunate people who have very little, too little to live a life of dignity. He is heavily involved in various charitable initiatives, particularly ones involving children. And because of this, he is named UNICEF Ambassador. Delle gambe, una capacità di muoversi, una velocità pazzesca, rimane strabiliato. Sta di fatto che nessuno riesce a fermarlo. To scale the Champions Olympus, you must have both specific and unique qualities, and Ronaldo has them. He is an extraordinary example of physical strength, supersonic speed, brilliant technique, and tactical intelligence. Space along stars is expanding. Unidentified bodies. Emission of unknown alpha waves. Look inside. There's a dominating frequency. Is it a time break? Check distance from Orion. Is emergency system on? Wait till it sets the 3221 frequency. They are light waves. Light waves in space light wave. Can you hear me? The aerial skiing the virtual screen. Can you hear me? Perhaps finding another player like him would require looking in the superhuman world of video games. Because seeing him play in person nearly enters the realm of fantasy. The Inter fans know that well, as when, in May of 1998, they watched him play in the UEFA Cup final. It is not a fairy tale, it is a true story. Once, at the end of a friendly match with Brazil, Ireland's goalkeeper Birkinson left the field with a stiff neck. He explained how it happened by saying, "It's all Ronaldo's fault. I couldn't follow his swift moves." For the sake of the soccer world, we can only hope that in the future, more goalkeepers will continue to have the same complaint.